Eccoci tornati, cari amici di Easy Harp e Beagle Musica. Siamo tornati con un altro dei nostri tip, quindi un altro dei nostri suggerimenti, che come sappiamo, insomma, cerchiamo compatibilmente con i vostri impegni, cerchiamo di proporvi ogni tanto per darvi dei suggerimenti, appunto, su quello che è l'utilizzo dell'armonica diatonica nell'ambito blues e non solo, rock, insomma, si può declinare in vari modi. Allora, l'esercizio che vediamo oggi, il suggerimento che vediamo oggi, intanto vabbè, come al solito, non ha più bisogno di presentazione ormai da tanti video, il maestro De Montis, che oltre a essere, insomma, maestro nel modo più tradizionale del termine, quindi diciamo brevi manu come insegnamento, sappiamo tutti che, insomma, è colui che ha inventato Easy Harp, quindi è maestro anche online, lo trovate su easyharp.it, insomma, grazie a lui e grazie alle magiche armoniche del maestro De Montis, che ricordiamo essere per lo più, anzi del tutto, delle Seidel, perché il buon Paolo è un endorser Seidel in buona compagnia, perché parliamo, insomma, chi c'è, anche James Cotton, Charlie Musselwhite, c'è un sacco di gente proprio come si deve. Vabbè, chapeau, va bene. Ok, allora, vediamo, oggi andiamo proprio sul classico, vediamo un bel turnaround, come scritto qua, seconda P, vuol dire in seconda posizione. Quindi, cos'è un turnaround? Un turnaround, sappiamo bene, è una sorta di frase che in qualche modo va a essere un turnaround, come cazzo lo definisci? Turnaround. Come on. Allora, stiamo utilizzando una... cos'è? Una Nobel quella? Questa è una Nobel. Ok, una 1847 Nobel in là, in tonalità di là. Suona un suono bello squillante, combo in alluminio. In alluminio anodizzato, ance in acciaio inox, stiamo parlando... Pompa. Questa è un'armonica che si viaggia con questa armonica qua. Sì. Sono bello metallico, bello in tonalità di là, quindi che va bene soprattutto per le tonalità basse, secondo me, perché se vuoi un suono un pochettino più aggressivo, anche quando si sono elettrificati, no? Un pochettino più aggressivo, magari un comb in alluminio, secondo me, può regalare delle frequenze interessanti, perché un'armonica più bassa, giustamente più corposo come suono, ma magari perde un po' di... Non è tanto squillante, invece con l'alluminio... riusciamo ad avere una bella presenza. Si sente. Ok, in là è una tonalità abbastanza bassa. Sappiamo che, diciamo, sole e la, se non andiamo nelle tonalità low, quindi abbassate in ottava, sole e la sono un po' le tonalità principali, un po' più gravi, che si utilizzano con l'armonica. Comunque, turnaround. Noi siamo nelle ultime due battute, siamo in una struttura standard a 12 battute. No, siamo, diciamo, nelle ultime due battute, dove se suoniamo un turnaround facciamo facilmente capire che il giro si chiude, ma si ricomincia dall'inizio con un nuovo giro e quindi ci si diverte ancora per altre 12 battute. Si va avanti ancora un po'. Allora, questa frase che adesso vi inquadro, come al solito vi prego di fare un attimo un fermo immagine e di ricopiarvela. Vi ricordo che, vabbè, insomma, è la solita tablatura che utilizziamo nei nostri esempi, e quindi abbiamo sostanzialmente due righe, in alto ci sono scritti i fori che sono aspirati, in basso i fori che sono soffiati. Quando vedete un trattino come su questo 3, vuol dire che c'è un bending di mezzo tono. Se ci fossero due trattini come su questo 2, vuol dire che il bending è di un tono intero. Quindi, segnatevi sta roba, fate quello che dovete fare, sapete già. Diciamo anche che in questo caso la nostra tablatura ci aiuta a capire come funziona la divisione del tempo, perché sì, abbiamo anche detto, siamo a due battute. Allora, qui abbiamo delle stanghette verticali che ci indicano i nostri... noi suoniamo in 4/4, no? Tendenzialmente. 1, 2, 3, 4. E cosa sono se dovessi trono? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Questa è la fine di questa battuta, ma anche l'inizio di una ipotetica successiva battuta. Quindi, allora, questa cosa ci aiuta a capire, no? Se noi battiamo il piede mentre suoniamo, per cercare di mantenere il tempo, dove lo dobbiamo battere? Lo dobbiamo battere dove ci sono le stanghette verticali. Dopodiché, dove leggiamo che qua c'è un 2 aspirato, però è scritto vicino alla stanghetta verticale. Cosa vuol dire? Che la suoniamo, siccome sovrapponendo le due cose verrebbe magari un po' difficilmente comprensibile il 2, allora glielo scrivo subito dopo. Esatto. Non è che lo devo suonare dopo aver battuto il piede, assieme al piede. Quindi io faccio così, no? Faccio un 2 aspirato. Sì, pam, sul battere. Dopodiché qua c'ho
una sequenza, no? Di gruppi di tre note. All'interno dello stesso quarto io ho gruppi di tre note. Allora, queste qua sono delle belle terzine, no? Ta 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 ta. Esatto, ta 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 ta. E questo è un modo abbastanza usuale di suonare un turnaround, no? Suono una sequenza di terzine e ritorno al 2. Guardate qua, qua siamo su una battuta di tonica e suoniamo e iniziamo a suonare con un do aspirato. Qua siamo, iniziamo nell'ultima battuta, si inizia sull'accordo di tonica, ma poi sappiamo che normalmente si chiude su un accordo di dominante, in questo caso sì. E allora, infatti, qua questa battuta noi iniziamo a suonarla con un 2 aspirato, ma veniamo a suonarla con un 1 aspirato, non a caso. E questo proprio enfatizza proprio l'armonia delle ultime due battute. E poi, giusto per concludere la notazione che abbiamo usato in questa tablatura, c'è questo tratteggiato con scritto TB, che non è TB. È tone blocking, cioè sostanzialmente la tecnica la famigerata tecnica del tone blocking. Ci sono dei grandissimi, tutti suonano in tone blocking oltre che in modalità culo di gallina, diciamo. Ci sono dei grandi maestri del tone blocking, ad esempio Sonny Boy Williamson II. Bisogna suonare in tone blocking, bisogna imparare a suonare in tone blocking. In questo caso qui abbiamo indicato delle note singole, no? Io sono queste note singole. Anzi, se le suono tutte dall'inizio, ok. E di andare. Ho suonato nel tempo, quindi ho suonato 1, 2, 3, 4. Abbiamo fatto le nostre due belle battute e ho suonato le note che sono indicate senza utilizzare il tone blocking. Utilizzare il tone blocking, e si può fare chiaramente, anzi io vi consiglio all'inizio magari per memorizzarvi, sì, ma anche per avere chiaro qual è la nota che deve risultare da questo tone blocking. Perché per esempio qua sei soffiato, ok, questo è un sei soffiato normale, no? Se lo suono a tone blocking, cosa devo fare? L'imboccatura, anziché essere soltanto sul sesto foro, se qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Io adesso stavo qua, stavo sul il sesto foro e stavo soffiando. Ma se io allargo la bocca e prendo tutti questi fori qua e vado a mettere la lingua a tappare, diciamo, i primi 2/3 fori, diciamo tranquillamente 3 fori, impariamo a imboccare in 4 fori, tappo con la lingua e risulta libero soltanto il sesto foro, no? Quindi, no? Sentite che prima suona tutto, poi tappo e risulta libero soltanto il sesto foro. Sappiamo bene che, appunto, grazie al tone blocking, utilizzando la lingua come si deve, si va a creare questo effetto quasi schiaffo percussivo, no? Quindi lo slap. E quindi si va bello ritmico, è bello. Però alla fine risulta una nota che è diverso che, no? Quindi, e poi anche il timbro del suono è più ricco, proprio stiamo un po' smandibolati. Il timbro è comunque è più pieno, più incazzoso. Okay. E poi regaliamo questo slap. Allora, se noi dovessimo scrivere questa cosa, un sei soffiato in tone blocking, adesso non l'ho scritto perché sennò avremmo dovuto, no? Un sei soffiato in tone blocking in tablatura, come lo scriviamo? Allora, cosa dobbiamo fare? Così, è semplice. Vuol dire che noi soffiamo nel 6, ma stiamo imboccando belli larghi con la lingua che va a tappare, e quindi stiamo chiudendo con la lingua il 5, il 4, il 3, no? Che non ho segnato, ma già si capisce. Okay. Quello è il simbolino del tone blocking. Perfetto. Allora, quindi io, se suono tutte queste note dal sesto al quarto foro a tone blocking, no? Regalo tutte queste note. Io chiaramente a un certo punto, quando arrivo al 4, qui dovrò shiftare dall'imboccatura. Conviene shiftare dall'imboccatura tone blocking. Sono
Adesso sono arrivato al qua. Cioè, chiudo la bocca mentre vado al terzo foro, mi stringo un po', mi rimane libero. È una questione anche poi di pratica, di no? Di pratica, quindi passiamo dall'imboccatura al tongue blocking a quella sempre tecnicamente detta culo di gallina. E risulta. Sentite che l'effetto è completamente diverso grazie appunto all'utilizzo del tone blocking, alle possibilità che ci dà. Tone blocking. Quindi ragazzi, sotto col tone blocking, anche perché la lingua va usata. E va bene, allora, quindi, c'è anche un'altra cosa da notare, stavo vedendo adesso così, mi è venuta questa ispirazione guardando questa tablatura che abbiamo scritto. Vedo che qua nella zona, diciamo, tone blocking, poco dopo, ci sono delle, appunto, delle terzine che in realtà sono molto, come dire, simmetriche, quasi speculari, ripetitive, non lo so, ad esempio 6, 5, 4, il 6 è soffiato, il 5 e il 4 sono aspirati, 5, 4, 3, il 5 è soffiato, 4, 3 aspirati, lo stesso vale per il 4, per il 3 piegato di mezzo tono e per il 2, quindi sono delle geometrie che vanno a ripetersi e questo è un altro trucchetto, barra un'altra comodità che si utilizza molto nel blues. Hai capito bene sull'otto! Hai capito buono! Hai capito buono! Io faccio il figo, in realtà lui mi ha detto prima, nota che qua c'è la roba così, però mi piglio io il merito e poi mi autosputtano, vabbè, comunque c'è questa, diciamo, geometria ricorrente, è una cosa che si usa parecchio con l'armonica. Sì, praticamente la geometria è questa: se io visualizzo l'armonica in questo modo, no? In questo modo qua, no? Divido la mia armonica in due, la apro, pa! Cosa vuol dire? Allora, vuol dire che quando aspiro sono qua, quando soffio sono qua, ma sono sullo stesso foro. Ok, allora, la geometria adesso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, io lo spiego sempre ai miei allievi, soprattutto quando si siedono dove sei seduto tu e dove ti sedesti vari anni fa. Già, perché io partii come un giorno racconteremo anche come in qualche modo diventai tuo allievo dal lontano Brasile, è una roba un po' particolare. Sì, non vogliamo sapere cosa stai facendo in Brasile. Vabbè, comunque. Capoeira, chiaramente. Capoeira, sì. E allora, cosa spiego? Cioè, chiedo lo sforzo di visualizzare quello che si fa sull'armonica, perché se no, chi è che te lo fa vedere? Non si vede. Allora tu dici, ma dove sono? Allora, innanzitutto prendo l'armonica dritta. Adesso sono su un sesto foro, no? Riconosco il suono. Ok, però dove sono? Sono qua. Sono qua. Questo soffiato che dobbiamo suonare qua. E poi cosa succede? Allora dico, io devo fare una terzina. E come la faccio? Devo fare questo movimento. Questo movimento. Tatta. No, geometricamente io lo posso visualizzare in questo modo. Esatto. Mentre io suono, sto soffiando, sto aspirando su tre fori diversi. No? E quindi se io visualizzo questa cosa, dico, ah, figo. Non mi perdo e posso andare anche avanti e indietro. Poi dico, ma se io questa cosa qua la traspongo, no? Para. Cosa sto facendo? Sto facendo quest'altra terzina qua. E infatti partiamo dal quinto foro soffiato. E poi se la sposto ancora, tac, 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 cosa succede? Ho fatto l'ultima terzina. Esatto. Soltanto che qua sul terzo foro aspirato ho aggiunto un bending. Ok, mezzo perché tono. Ci ficchiamo un minore. Suona meglio. Volessimo tenerla maggiore, manco fai il bending e fine. Però il concetto è che noi stiamo facendo scale blues, quindi utilizziamo la terza minore. Ho visualizzato questa cosa. E io in pratica non è difficile questa sequenza, perché imparato questo movimento, soffio, aspiro su tre fori differenti, no? Con questa sequenza, con questo lo ripeti qua. Poi? Lo ripeto, soltanto che qua sono sul 4, devo tornare indietro sul 5 e rifaccio la stessa cosa. Qua sono sul 3, torno indietro sul 4 e rifaccio la stessa cosa. Sono arrivato. Esatto, è una comodità che fa sì che i nostri... Ce ne sono diverse, questa è una casualità, no? Ma ce ne sono diverse, che poi si scoprono. Non è vero che non ci siano geometrie sull'armonica, ci sono delle geometrie, cavolo. Sono interessanti, perché io faccio... Ho fatto esattamente la stessa cosa spostandomi
da un foro a un quindi altro. Giocateci con queste cose, perché vi, oltre al fatto che servono e si usano, vi sviluppa anche un attimino questa cosa che diceva Paolo del vedere. Io mi ricordo quando mi insegnava le cose, vedevo una specie di disegnini in verde, no? Me li vedevo, si vede in verde, c'avevo il verde speranza come colore delle mie geometrie, però in effetti geometria, ho fatto lo stesso movimento su parti diverse dell'armonica. Aspiro, piego e aspiro a sinistra. Interessante, interessante, no? va bene anche quindi Coco, vabbè ragazzi, qua c'è Coco tra l'altro che sta frignando come al solito, guardatela qua, nerina della polvere, del buio, eccoti qua, che purtroppo riesce a leccarmi e piangere insieme, sì, una cosa. Coco che vi saluta, lo sappiamo bene che è la mascotte, guardate che cattiva che è. Ah. E vabbè, a parte che invidio tra l'altro a Paolo la maglia che ha preso alla Chess Records di Chicago. In realtà questo l'ho preso al Blues Festival di Chicago. Non eri alla Chess Records? No, perché vabbè, una breve parentesi, la Chess Records, esiste ancora la sede della Chess Records, è la sede di una, mi sembra, fondazione della Chess Records. Però ci sono capitato un giorno, primo che era chiuso, pioveva a dirotto perché era giugno, ma comunque c'erano degli acquazzoni incredibili. Pioveva a dirotto, quindi è stato anche difficile arrivare, perché quando piove, piove. E poi sono arrivato lì con i miei due amici davanti e ho visto, cioè avete presente, no? Cadillac Records, il film. Se non ci avete presente, guardatelo, è un gran film. Cadillac Records. Racconta proprio la storia della Chess Records e tutti gli artisti che ci girano, Muddy Waters, Little Walter, Howlin' Wolf, cazzi, ma... Allora, e lì nel film lo vedi chiaramente come una parte su una strada piena di traffico, c'erano le Cadillac, c'erano i dealer delle Cadillac, è tutto pieno di gente. Non è più così. E non c'è più niente. Intorno non c'è più niente. E più quel giorno piovoso, con pure la sede chiusa, era tra l'altro, c'era solo più quella fetta di fabbricato, sì, quella fettina lì, e a fianco non c'era più niente, tutto rivestito in marmo, quindi sembrava quasi tipo la tomba della... Esatto. Però peccato. Ma perché... uno arriva lì e dice: mi aspettavo tutta un'altra cosa. Però comunque, comunque il disgraziato è stato a Chicago, si è pure accattata una bella maglietta, che dire, c'è pure dietro, che roba, c'è Willie Dixon dietro, lo suo bel contrabbassino, ragazzi, allora abbiamo visto, spero che vi sia stata utile sta cosa, turnaround semplice ma efficace, col tone block in seconda posizione, un'armonica in la, quindi stiamo suonando in mi. E niente, abbiamo visto anche un attimino la questione delle geometrie, abbiamo visto anche un attimino un po' più sul preciso che cos'è, anche se abbiamo già parlato che cos'è il tone blocking. Vi ricordo easyharp.it, il negozio dedicato alla didattica dell'armonica dalla A alla Z, con DVD, lezioni online su Skype, video downloadabili, presto anche nuovi video che, insomma, il maestro De Montis mette sempre nuova roba, io so in anteprima le cose, vi assicuro che stanno per partire delle belle sorpresine. Vi ricordo anche quello che modestamente è il mio negozio dedicato alla vendita di armoniche, bigalmusica.it, quindi bigalmusica. Vi ricordo che senza le armoniche di Bigal Musica è inutile che andiate qua, perché imparate a suonare senza le armoniche, e viceversa, cioè insomma le due cose funzionano molto bene insieme, portano anche culo se fatte insieme, uno sgarro pazzesco se invece si salta uno dei due passaggi. Quindi www.isiar.it, www.bigalmusica.it. Paolo De Montis, se catti la macchina non ci metti la benzina, non si muove. Ma dove vai senza la benzina? Allora, Paolo De Montis, facciamo anche una piccola parentesi, Kaolila, se vi capita di provarlo, è un whisky molto buono, siamo fatti due bicchierini, proprio due, perché poi col whisky sappiamo che si va male. Questo è un regalo che mi ha fatto Sulotto. Vabbè, è un regalo a buon rendere, perché sappiamo che buona. Insomma, il buon De Montis mi sta aiutando in tante registrazioni, e quindi insomma un regalino, ce ne vorrebbero altri. Che dire ragazzi, siamo tornati, avete visto che mi ho ricominciato a mettere un po' di video dopo una lunga, d'altronde anche un po', come dire, estiva attesa. Nuove tecniche verranno insegnate presto. Questo è tongue blocking estremo, si chiama. Anche così. Va bene. Ciao ragazzi, ci vediamo presto, tante cose, e come sempre fate i bravi. Ciao ciao.